titolo è Saggio, significa saluto al grande giorno. È un insieme di movimenti a cui sono abbinate tante altre cose. Io lo chiamo uno strumento quantico. Come è nato in un modo particolare, perché è stato nel 2012, io stavo praticando i cinque tibetani, no? E a un certo punto ho detto, ah, però sarebbe bello, mi sono detta, se ci fossero degli esercizi che con affermazioni, così che aggiungessero anche altre cose per poter proprio lavorare su di sé e anche co-creare la realtà. E da quel giorno, tutti i giorni mi arrivava, mi muovevo, mi preparavo per fare i cinque tibetani, mi arrivava qualcos'altro. Poi ho iniziato a seguire, ad assecondare questa cosa, iniziano ad arrivarmi movimenti, frasi, affermazioni. Ho detto, questo è un percorso, ho detto, questo è proprio quello che ho chiesto. Un corso che si è creato un po' da sé, diciamo così. Man mano che lo praticavo, perché poi ho smesso di praticare il cinque tibetani, ho iniziato a praticare il saggio. Quindi man mano che lo praticavo si approfondiva, mi arrivavano nuove intuizioni, insomma mi si è rivelato. Cos'è alla fine il saggio? Praticamente sono questi movimenti che si chiamano 7 più 1, perché l'ottavo è a parte, e a cui sono collegati la presenza, l'intenzione che crea. Adesso sono prove scientifiche che dicono che l'intenzione, così come la preghiera, così come i rituali, proprio modificano la biochimica del DNA. Quindi ci cambiano insieme all'intenzione. Abbiamo il movimento, abbiamo simboli, metafore, abbiamo affermazioni, c'è la parte, la componente del sorriso, che quella è molto importante come trasformazione della biochimica. Quindi c'è il cross-scrolling. Ogni movimento è associato a determinati meridiani o chakra. Ci sono dei mudra, ecco un'altra cosa che si utilizza nel saggio, la visualizzazione creativa. In tutto il saggio si pratica la mattina, appena alzati. La mattina, quando la forza di attrazione è a zero, di notte si è azzerata, io inizio col saluto al grande giorno, io affermo la grandezza di quel giorno, cioè anticipo già che questo giorno sarà un grande giorno, qualsiasi cosa accada. Affermandolo, contribuiamo a crearlo. È facilissimo, perché tu lo puoi praticare in 5 minuti come in un'ora. Lo puoi personalizzare secondo le tue esigenze, la tua consapevolezza, quello che vuoi fare. Può essere una meditazione, può essere un esercizio che tu di riscaldamento preparatorio ad altri esercizi che fai, uno sport che fai. Può essere semplicemente un rituale, può essere un lavoro su di te, può aiutarti a rilasciare le emozioni, le convinzioni. Tantissime cose che si possono scoprire solo facendolo, però ognuno lo può utilizzare appunto come meglio crede, cioè lo può utilizzare fino in fondo, sfruttarlo tra virgolette al massimo, entrando in profondità, usandolo proprio come ricerca. Dipende, se un ricercatore potrà anche trovare altri aspetti ancora, potrà proprio fare un percorso che lo aiuta in tutti gli aspetti della sua vita. Allora, con il saggio noi iniziamo la nostra giornata innalzando le nostre vibrazioni. Naturalmente, allora, il saggio è un bellissimo strumento, però poi dipende da noi, da chi lo pratica, come tutte le cose, no? Il violino è bellissimo, però poi dipende da chi lo suona, e così è il saggio. Il saggio è un'opportunità, però poi sta a noi, appunto, non è che io mi metto lì e faccio i movimenti e tutto cade per magia. Il saggio poi si fa in due livelli. Il primo livello si fa in una giornata, per chi lo vuole imparare, praticare,
insieme alla famiglia, insieme agli amici e basta, tutto lì. Il secondo livello si farà per chi invece poi lo vuole imparare per insegnarlo a sua volta, diffonderlo, trasmettere il corso. Prima di imparare i movimenti del saggio, ci sono degli esercizi che si chiamano EIA, che sono esercizi di integrazione anticipata. Da fare in famiglia, comunque. Puoi fare in qualunque momento della giornata, certo, se ti metti a farlo sul treno, sul bus, magari non è così, però perché no? Ad elevare le nostre vibrazioni e contribuiamo all'elevamento. Il saggio è una sorta di iniziazione, perché poi vedrete, se lo praticherete, che voi stessi crescete insieme al saggio. Cioè il saggio è uno strumento che vi permette di crescere e di ampliarlo a vostra volta. Cioè il saggio cresce a voi e voi crescete al saggio. Per me è stato così.